se restiamo per scelta. Scelgo te ogni giorno adesso. Mi pento di non averti avuto anche un solo istante prima. Ti amo, tu non ti ricordi. Io l'ho preso perché era un sogno da piccolo, la vedevo sulla copertina dei Dire Straits, di Brothers in Arms, e quando la vidi per la prima volta ho pensato: un giorno ce la farò, l'avrò anch'io. E quindi adesso poterla stringere tra le mani, poterci scrivere canzoni e poterla suonare dal vivo è un po'... mi ricorda che c'è stata tanta strada prima e che è bello poter vivere questo presente. Guarda, io penso sempre... se per luce guida intendi l'ispirazione, è un conto, se per luce guida invece intendi il bagaglio che noi abbiamo dietro, allora penso che sia sempre la stessa. Io sono uno attaccatissimo alle proprie radici e per me significa tantissimo poter tornare a casa, trovare un posto che significhi casa, che non necessariamente è sempre quello dove poi tu vai a dormire. Ma mi sono sentita a casa in Bretagna, mi sento a casa nelle persone, mi sento a casa quando suono e davanti sento che chi è davanti a me sta provando le stesse cose che provo io. E quindi penso che anche alla CLAC mi sentirò a casa. Una recente costruttiva è venuta da Tiziano Ferro, con il quale ho avuto e continuo ad avere la fortuna di poter scrivere e di essere anche amico, voglio proprio dire questo, che è di non avere paura della propria tenerezza. Perché è un'arma incredibile, è un'arma di non di seduzione di massa, neanche di distruzione di massa, è un'arma di abbraccio di massa. Credo che sia in grado di toccare quelle corde scoperte anche nelle persone più dure. E quindi saperla riconoscere, saperla valorizzare, parlarne, utilizzarla, non è assolutamente una prerogativa femminile. Anzi, io penso che se tutti gli uomini non si vergognassero, no, di piangere, di tirare fuori i propri sentimenti, secondo me sarebbe molto più comunità. Ah sì, ok, una critica negativa delle mie figlie. Mia figlia Claudia, che tra l'altro è anche protagonista dell'ispirazione di molte canzoni, alcune anche molto famose, però ogni volta che gli faccio ascoltare una mia canzone dice: papà, però sono tutte troppo dolci le tue canzoni, ma devi fare qualcosa di più cattivo, di più violento. Io, guarda Claudia, purtroppo io ti farò ascoltare i Ramones da grande, che mi piacciono anche molto, però uno deve poi fare i conti con quello che è, no? Probabilmente, non so, quando scrivo mi viene voglia di parlare di me e non voglio dire di essere una persona tenera e dolce, però forse c'è più quello.